è oggi un ulteriore pezzetto di orgoglio partenopeo per ricordare per sempre la storia di un editore, un intellettuale, un meridionalista, un antifascista, qui perché lui fece lotte per difendere questo palazzo dalle speculazioni edilizie. E quindi credo che oggi sia un giorno importante nel ricordare un intellettuale vero, un intellettuale che ha speso una vita per gli ideali, per la storia, per la città di Napoli, per la sinistra. Gaetano Macchiaroli, editore napoletano, medaglia d'oro ai benemeriti per la cultura e per l'arte e cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana. Grande intellettuale illuminista che dagli anni 40 è stato un faro per la cultura e le istituzioni cittadine. A lui stamattina è stato intitolato lo spazio antistante l'ingresso del Palazzo delle Arti di Napoli, proprio quel Palazzo Roccella che egli salvò dalla speculazione edilizia che avrebbe compromesso la sua destinazione culturale. Macchiaroli è stato ricordato oggi anche per aver fondato riviste di grande rilievo in tema di arte, musica e archeologia, una figura di antifascista e meridionalista che viene illuminata dal lavoro sulla toponomastica che in questi ultimi anni è stato portato avanti per far riemergere personalità napoletane degne di un ricordo particolare e significativo. Ricordiamo infatti, vogliamo che siano protagoniste le donne e gli uomini illustri della storia di Napoli, che sicuramente hanno reso inimitabile un passaggio della nostra città. Ma la toponomastica è una memoria che in realtà è un progetto di presente, è il nostro progetto di presente per la città, ed è per questo che ha un senso così vivo, vivace e così anche sentito dal punto di vista emozionale.